Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Allora, oggi volevo fare il video sui preferiti dell'ultimo periodo. In realtà forse non sono tutti proprio preferiti preferiti, cioè sono tutti prodotti che io ho apprezzato sicuramente, però li vedrei co più come prodotti che io ho utilizzato di più, cioè sono proprio entrati nelle mie abitudini quotidiane. E vabbè, ognuno di loro è stato apprezzato per un particolare motivo, quindi dato che ne ho parecchi, inizio subito. Allora, il primo prodotto che io ho amato, ma gli ho dedicato anche un video, quindi magari vi metto il link del video, quindi non mi soffermo perché altrimenti mi ripeterei, è questa palette di Wacom, questa palette della linea Luxury, che vi ho segnalato nel video, vi taggo un prodotto, ed è questa palettina con questi quattro colori matte. Vedete, un grigio, un tortora, un viola borgogna e un crema. Non vi faccio swatches, non approfondisco oltre il discorso, perché appunto ho dedicato un video intero ed esclusivo a questo prodotto qui. L'ho amato perché si tratta di una palette con quattro colori matte, già per questo secondo me rappresenta una rarità. Sono quattro colori molto scriventi, molto duraturi, molto pigmentati, facili da sfumare io l'ho pagata sui 5 euro, mi sembra, ed è un prodotto che mi ha conquistata da subito e che vedo appunto nella mia quotidianità. Lo utilizzo veramente spessissimo, sia per trucchi comunque naturali, usando il crema e il nocciola, che trucchi più intensi, utilizzando il grigio, utilizzando appunto il borgogna. Quindi è un prodotto che promuovo sicuramente. Poi, secondo prodotto che mi è piaciuto, ed è anche un prodotto finito, è appunto un prodotto che avevo dimenticato di inserire, è quel famoso prodotto che avevo dimenticato di inserire nel video prodotti finiti, ed è appunto questa body lotion della Lavera al cocco e alla vaniglia, di cui tanto tutte noi abbiamo sentito parlare un po' in qualche video, in più di qualche video. Ero curiosa anch'io di provarla e devo dire che è un prodotto validissimo. 150 ml di prodotto, io devo averla comprata in Slovenia a circa 5-6 euro, non di più. Scusate, mi vedete, mi sentite un po' sottotono perché sono le 3 di pomeriggio, devo ancora pranzare, ho l'acqua sul fuoco, quindi sto veramente approfittavo di questi ultimi barlumi di luce naturale dentro casa per fare il video, però proprio ho una fame, quindi se sentite anche il mio stomaco gorgogliare, sono appunto io che sto praticamente sto arrancando, sto sfruttando le ultime calorie della colazione per riuscire a formulare una frase. Comunque, questa body lotion perché mi è piaciuta? Allora, non tanto per la profumazione, perché io non la sento granché, non sento questa vaniglia preponderante, questo cocco preponderante, non mi dura granché questa fragranza sulla pelle, quindi sorpasserei questo lato di questa body lotion. Invece ne ho apprezzato le proprietà idratanti. Devo dire che ungendomi con questa body lotion mi sono resa conto di che cosa voglia dire idratazione. Veramente sembra che io stia realizzando uno spot in favore di questa crema, però ho notato la differenza. Ho notato la differenza tra l'idratarmi con una crema di questo tipo e una crema con una componente siliconica o comunque un altro tipo di inci. Ora non vado ad addentrarmi in argomentazioni che mi sono lontane, quindi verso le quali appunto dimostro un'ignoranza sconfinata, però devo dire che la pelle mi cambiava notevolmente quando utilizzavo questa crema, e quindi è un prodotto che sicuramente, se avrò modo appunto di ritrovare in giro, riacquisterò. Non conosco le proprietà delle altre body lotion con le altre profumazioni, quindi vi posso solo parlare di questa qui al cocco, quindi Coconut Dream, ma la conoscete, quindi la trovate anche online. Però ho notato la differenza utilizzando questa crema, quindi mi è piaciuta. Ho notato la differenza anche utilizzando questo aggeggino qui, questo siero. Anche verso questa linea qui della Zhang Brill avevo dedicato un video mesi e mesi e mesi fa, che vi linko qui sotto, quindi non vado a
a dilungarmi oltre. Questo è un brand quasi sconosciuto, diciamo, in Italia, che ho trovato in super 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 offerta all'outlet della Coin di Trieste. E quindi questo è un siero, ora il packaging non vi permette di vedere che cosa c'è scritto, però è un siero idratante, e quindi dato che ce l'avevo ho detto a Gabriele utilizzalo, quindi vedete sono qui, però veramente lo sto utilizzando con costanza da almeno un paio di mesi e sono solo fino a qui, anche perché mi dispiaceva insomma gettarlo, perché ho un paio di 12 mesi, quindi dato che ce l'ho lo utilizzo la sera. Quindi al posto della crema idratante io utilizzo della crema notte, io utilizzo questo siero. E devo dire che mi ha aiutato tantissimo per compattare i pori, mi aiuta molto nella questione antilucidità, mi rende la pelle molto più luminosa, molto più compatta. Io veramente l'ho utilizzato così per scherzo, tanto per farlo fuori, come si dice, però mi è piaciuto, mi sta piacendo tanto, sto notando la differenza. Anche quando ci sono i periodi in cui sono più soggetta a sfoghetti, sfoghettini, punti neri, brufoli, mi accorgo che è che avviene nei periodi in cui, nei 4-5 giorni in cui mi dimentico, la sera sono stanca, non ho voglia di applicarlo, lo ricomincio ad applicare e vedo che la pelle subito cambia, quindi ho notato veramente la differenza. Comunque vi lascio il link, è un prodotto che penso sia introvabile, quindi non so quanto possa essere utile parlarvi di questo prodotto, però meritava di essere citato. Poi uno smalto di cui io mi sono letteralmente innamorata e mi è piaciuto da morire è questo di Catrice, ed è il No Snow Petrol, l'880, vediamo se riesco. Ed è questo, vedete i riflessi? Ed è questo color petrolio che vira però molto sull'azzurro, con questi riflessi azzurrini più chiari, e mi è piaciuto da morire. Questo è un colore fantastico. Lo smalto mi è piaciuto tantissimo anche per stesura, durata, basta una passata. Devo dire che gli smalti Catrice mi piacciono sempre di più. E anche apprezziamo, ragazze, il maxi pennellino. Ed è un pennellino di tutto rispetto, scusate lo ripongo perché non vorrei mai macchiare una piastrella, vabbè che c'è il sorbente poi, però è sempre lavoro in più. Ecco, io continuo a fare queste facce, poi mi vengono fuori le anteprime. Poi io vedo, le anteprime dei miei video sono spettacolari, bello che io sono partner, potrei tranquillamente farmi una foto in posa col fiore in bocca, perché non ho proprio voglia di farlo, e vi lascio appunto con i miei orrori. Scusate, rido da sola, questi sono gli effetti della mancanza di calorie. Comunque, andate a vedervi questo colore qua, se vi piacciono gli azzurri, color petrolio, perché, ripeto, è l'880. Poi, un prodotto che di cui magari vi avevo già accennato in qualche video, che mi ha aiutato un sacco, è questo ombrettino di Essence olografico, della linea Holographic, ed è il 42 Mystic Purple, ed è appunto questo argento olografico, che però applicato, adesso con la luce non lo vedrete granché, applicato ha dei riflessi viola che sono spettacolari. Quando voi fate un trucco sul violetto, volete dare comunque una riflessatura, adesso io me ne ho messo pochissimo, quindi non lo vedrete. Allora, non è un ombrettino che io consiglierei per l'applicazione appunto sulla palpebra superiore, cioè proprio come colore pieno, perché come pigmentazione è un ombretto Essence ed è appunto olografico, non è matte, quindi non ha una pigmentazione piena. Ma per l'interno dell'occhio, come punto luce, è davvero particolare. Andatevelo a vedere, perché se vi piacciono i trucchi sull'azzurro, sul verde, sul viola, vi fa da punto luce in modo molto particolare, è un dual chrome, quindi io ve lo consiglio. Adesso non ve lo posso far apprezzare in camera perché non si vedrebbe nulla, però io vi dico che dal vivo più di qualcuno mi ha chiesto ma che colore è, perché a seconda del riflesso della luce cambia, quindi è davvero un olografico, fa quello che promette. Poi vediamo quanto sono, 9 minuti e 30, sempre Catrice. Un prodotto che sto strautilizzando è il liquid liner appunto di Catrice, questo qui, è nella colorazione nera, quindi 010 Dating Joe Black, e io mi trovo molto 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 bene con questo eyeliner, bello nero, bello intenso, probabilmente ve ne avevo già parlato. Questo è il pennellino,
dura tranquillamente fino a sera, fa un bel tratto, guardate quanto è nero, bello nero, non lascia buchi, per quanto mi riguarda non ha bisogno di essere passato un paio di volte, quindi vi evita anche gli errori quando andate a ripassare, che lo fate più grosso, più basso, più spesso, più in su, più in giù. Quindi voglio dire, è un valido alleato. A me piace tanto e quindi ho tutte le intenzioni, le buone intenzioni di finirlo. Ho anche l'eyeliner in gel di Catrice, col quale mi trovo bene. Però appunto mi sono concentrata su questo perché ho intenzione di, appunto, di portarlo avanti. Poi, cosa ne penso di questo correttore? Anch'io sono caduta nella rete del Cancelletà di Maybelline e devo dire, ed è già un bel po' che lo sto utilizzando, devo dire che è un prodotto valido, mi piace molto, lo utilizzo qui per la correzione appunto delle occhiaie, per le imperfezioni, per i rossori ai bordi del naso. Cosa mi è piaciuto di questo prodotto? La coprenza, perché per le mie imperfezioni ha una coprenza sicuramente media, non so se media alta, non è bassa comunque, ha una buona coprenza e mi è piaciuta molto la texture, che si uniforma comunque con la pelle, con l'incarnato, non mi fa righine, non entra nelle linee di espressione, molto facile da utilizzare. E un buon prodotto. Poi qua c'è scritto correttore trattamento, insomma per la fase trattamento io direi che non ho visto nessun miglioramento pur utilizzandolo tutti i giorni, però sicuramente è un prodotto utile. Io l'ho acquistato nella tonalità nude. Eccolo qui. Poi, io non so se ho coraggio di farvi vedere questa cosa, perché penso di essere una delle poche. Allora, io non vi parlerò della, come si chiama, della crema viso My Skin di Essence, perché questo è specialmente il Bartolino, che io ho riciclato, perché vi ricordate, avevo fatto sempre un video tempo fa sui campioncini, sui samples che avevo ordinato su eBay, dei fondotinta minerale Funky Fresh. Poi ho individuato la mia tonalità e poi ho fatto l'ordine. Ho fatto l'ordine e ho acquistato il refill. Ora non mi ricordo quanti grammi. Penso 5 grammi. Penso 5 grammi di refill e comprese le spese di spedizione devo aver speso 9 euro circa. Poi che ho fatto? Anziché acquistare una jar o utilizzare una jar, ad esempio del fondo Bare Minerals, che poi è rimasto nel cassetto che ho dovuto gettare, perché comunque cercando di manometterla l'ho praticamente rotta, sai che c'è? Ho preso un vasettino che era vuoto, che è vuoto e pulito, della My Skin, e dentro ci ho messo il mio fondo minerale della Funky Fresh, che è questo qui. Questo è nella tonalità 010 Neutral Medium, e voi lo vedete piuttosto giallognolo, invece ha un sottotono abbastanza neutro. Io vedo che per quanto riguarda i fondi minerali ho difficoltà a trovare la pigmentazione adatta al mio incarnato, o virano troppo sul rosa o virano troppo sul giallo, e quindi in ogni caso si vede, questa è la tonalità perfetta, cioè su di me si uniforma tantissimo. Mi è piaciuto tanto, quindi ripeto, lo 010 Neutral Medium. L'ho trovato su Funky Fresh su eBay. Se avete bisogno vi lascio il link da qualche parte, ma penso che gran parte di voi appunto conosca questa azienda. Cosa volevo dirvi? Non mi piace l'applicazione da asciutto, nel senso che non so se io ho provato pochi fondi minerali nella mia vita, Bare Minerals e Sephora. E devo dire che il migliore tra i due secondo me è quello di Sephora. Bare Minerals non mi è piaciuto tantissimo. Questo qui è molto più polveroso, applicandolo da asciutto è molto più polveroso rispetto a quello di Sephora, e quindi io lo utilizzo bagnato. Allora, a secco, quindi non bagnando il pennello, non mi piace granché, mentre lo adoro bagnando appunto il kabuki con uno spruzzino X con acqua, puramente acqua. Mi piace tantissimo, ha una coprenza medio-alta, resiste, io la sera mi strucco e ce l'ho ancora lì, quindi il batuffolo presenta appunto dei segni di fondotinta, mentre applicandolo da asciutto la sera, cioè, mi passo comunque il dischetto e non ho più niente, quindi sicuramente consigliabile con l'applicazione col pennellino, col kabuki bagnato. Comunque mi piace, il fondo comunque polveroso che sto utilizzando da mesi, ormai è questo, da un mese, cioè da quando ho ricominciato a riapplicare il fondotinta, perché sapete che nel periodo estivo
ciao. Però mi piace parecchio, continuo a far vedere il vasetto Essence, in realtà, anzi faccio l'anteprima, così qualcuno di voi pensa che io stia parlando della My Skin, invece no, qui dentro c'è il fondo minerale Funky Fresh. Allora, basta, io mi fermerei qua. Questi sono i prodotti preferiti, più utilizzati dell'ultimo periodo, ci siamo fatti un video da 15 minuti anche oggi. Fatemi sapere se anche voi avete un'opinione in merito a questi prodotti. Nel frattempo vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!